Bentornati ragazzi a corso di armonia e in questo nuovo capitolo parleremo delle scale e tutto ciò che ruota intorno, quindi scale modali e quant'altro. Oggi partiremo dalla scala probabilmente più importante di tutta la musica, dove poi nasce tutto appunto le scale cosiddette modali. Sempre inerenti alla scala maggiore, poi parleremo anche delle scale modali della minore armonica e melodica. E allora partiamo quindi dalla scala maggiore, che viene chiamata ionica, semplicemente è la scala principale, e andiamo a vedere oggi si inizia in La maggiore. E andiamo a vedere le posizioni come abbiamo fatto per gli arpeggi, le triadi, eccetera. Anche per le scale, quali sono le mie tre diteggiature per tutte le scale. Quindi oggi parleremo della maggiore e poi andiamo a vedere come studiarle queste scale. Allora, partendo col primo dito, quindi con l'indice. Primo, secondo dito, quarto dito, sono tonica, seconda maggiore, terza maggiore. Poi di nuovo primo, secondo e quarto dito per la quarta, quinta, sesta maggiore, primo e secondo dito per la settima maggiore e l'ottava. Questa è la prima diteggiatura. La seconda è quella del dito medio, quindi parto col medio, mignolo, medio, mignolo, indice, anulare, mignolo per l'ottava. L'ultima è quella del mignolo, quarto dito. Poi avrò il primo dito, terzo dito, quarto dito. Primo dito per la quinta, quarto dito, primo dito, secondo dito. Andiamo a vedere la scala maggiore, sempre di là su più ottave, variando queste diteggiature, quindi suonando tutta la tastiera. Innanzitutto posso partire dalla quinta, che a me fa parte della scala maggiore di La. Con questa tecnica, questo ragionamento di fare dei percorsi diversi andando sulle varie ottave, quindi partendo magari in un modo e tornando in un altro. Adesso un esempio che possiamo fare. Poi si può studiare la scala maggiore su una corda sola, ad esempio in La parto sempre dal Mi. Pure su due corde, quindi appena trovo la possibilità di scendere, la prima nota che ho disponibile è La vuoto. Su tre corde, stesso ragionamento. Appena trovo la possibilità di andare su Re, quindi una volta su Re faccio la scala di La. Su 4 e così via. Come abbiamo visto anche per
triadi, poi l'arpeggio, eccetera, si può studiare le scale per semisoni, ovvero inizio con la scala di Mi maggiore e posso andare avanti fino alla seconda ottava e tornare indietro con, ad esempio, quella di Fa maggiore, risalire con Fa diesis, scendere col Sol, eccetera, oppure farle tutte discendenti, quindi quella di Mi, poi risalire per esempio con Re diesis. Consiglio che vi do è quello di fare, ad esempio, studiare anche con questo metodo qui di salire per semitoni oppure scendere per semitoni, di fare le scale maggiori, come poi tutte le altre, in porzioni di tastiera, ovvero mi delimito un'area, quindi ad esempio i primi quattro tasti, e faccio tutte le scale maggiori nei primi quattro tasti, quindi Mi maggiore, Fa maggiore, Fa diesis, Sol, La bemolle, Sol diesis, La, Si bemolle, Si. Sul quinto, quindi mi fermo al Do e si può fare anche questo partendo da appunto tutte ascendenti, tutte discendenti e così via. Poi dopo aver studiato magari nei primi quattro tasti, proseguo e faccio la parte diciamo centrale della tastiera fino ad arrivare alla parte alta. Questi sono altri suggerimenti per darvi qualche idea su come studiare le scale, magari divertendomi anche. L'altro esercizio che volevo farvi vedere oggi è quello di alternare la scala con l'arpeggio. Tralasciamo un attimo le triadi e andiamo direttamente all'arpeggio relativo alla scala di La maggiore, quindi almeno quello di settima, quindi major 7, che abbiamo visto. E potete fare una battuta di scala di La maggiore e una di arpeggio, ad esempio. Parto con la scala. Seconda battuta, scendo con l'arpeggio. Terza battuta, risalgo con la scala. Scala inventate. E poi ci sono l'ultima cosa che volevo far vedere oggi, poi metto la base. Potete creare dei pattern sulla scala maggiore come tutte le altre scale, appunto. Ad esempio, ve ne scrivo qualcuno, poi inventateli anche questa volta. Lo faccio lentamente, parto dalla terza, terza tonica, quinta, quarta, seconda, sesta. E così via. Oppure tonica, terza, quinta, seconda, quarta, sesta, sono tutti pattern sempre uguali, quindi ce ne sono un'infinità, ve ne scrivo alcuni, poi li potete trasporre in altre tonalità, li potete modificare, li potete anche diciamo cambiare a vostro piacimento oppure variando la ritmica in sestine, in quintine, eccetera. Poi ci sono
pattern più classici, quelli gruppi di quattro note, ad esempio. Pure discendenti. Terzine. Si può studiare la scala per intervalli, quindi esempio per terze, facciamo le ascendenti. Terzi però discendenti, per quarte o tipo una ascendente, una discendente, quinte, seste. Questi sono tutti spunti che vi do, prendeteli come esempi, poi create qualcosa di vostro. Andiamo a sentire con la base, tappeto di La maggiore. Ecco, la scala maggiore per improvvisare si può utilizzare ovviamente sulle triadi maggiori, quindi ogni volta che c'è una triade semplice maggiore ci possiamo suonare la scala, oppure gli accordi major 7. Maggiori sesta, oppure andiamo a sentire un attimo la base, la settima maggiore. Partiamo variando le diteggiature e suoniamo la scala tutta la tastiera. Di più musicale. Terza maggiore. Settima. Con la scala. Scala.
scala. Valgono sulle scale maggiori come tutte le altre scale, quello di innanzitutto canticchiare qualche frase e poi farla, come avevamo visto per gli arpeggi, quindi evito. Seconda è trovare delle melodie che innanzitutto crearne le melodie usando la scala maggiore. Oppure cercarne famose che sono state costruite appunto con questa scala e suonarle e memorizzarle, memorizzare il suono che ha, ad esempio, tanti auguri. Dirne una, ce ne sono veramente miliardi e miliardi. Quindi questo è il mio approccio per lo studio delle scale. Lei ha parlato della scala maggiore, ma utilizzo più o meno questo approccio per tutte le scale. Quindi nel prossimo video andiamo invece a vedere la prima scala modale relativa alla scala maggiore, che è la cosiddetta scala dorica. Leggete per l'approfondimento della differenza tra le scale modali, c'è molta molta confusione su questa cosa. Ho fatto il primo modulo delle scale, quindi quello precedente a questo, il quale spiego più semplicemente possibile cosa si intende per scala modale e per modo. C'è molta confusione, ci sono molte informazioni, ma in realtà il discorso è abbastanza più semplice di quanto si pensi. Semplicemente per noi, per capire come poter utilizzare nel modo corretto tutte le scale, soprattutto per sentire che proprietà hanno, che sonorità hanno, vi farò vedere qual è il mio metodo. Quindi ci vediamo al prossimo video.